fratelli e sorelle, amici, conoscenti, siamo qui per studiare la scuola del sabato che si terrà il 7 ottobre. Abbiamo un titolo, La pagliuzza e la trave. In questo nuovo trimestre stiamo continuando a studiare le parabole di Gesù e oggi vedremo insieme questo parallelo della pagliuzza e della trave di cui ci parla Gesù stesso. Sono insieme al fratello Sergio Falcomer. Ciao. Con il quale scambieremo appunto i pensieri su questa importante lezione. Prima di iniziare, chiedo al fratello Sergio di guidarci in una preghiera. Va bene, grazie Stefano. Adorato Padre che sei nel lato dei cieli, chiniamo il capo dinanzi a te, anche in questo momento che tu ci doni di studio, e ti chiediamo, Signore, di condurci insieme col tuo Spirito affinché ci possa dare le parole giuste, i pensieri giusti, le riflessioni giuste che servano, Signore, per la nostra crescita spirituale. Vuoi benedire noi che stiamo facendo questo, Signore, benedici anche tutti coloro che ascolteranno, Signore, questa lezione. Ti ringraziamo e ti chiediamo ogni cosa, Signore, non perché degni o meritevoli, ma nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Bene, vogliamo quindi entrare nell'argomento la pagliuzza e la trave. Dove vengono ubicati questa pagliuzza e questa trave, Sergio? Ecco, innanzitutto ricordiamo che questo versetto si trova in Matteo, al capitolo 7, e il versetto 3, come dicevi bene tu, è Gesù che parla, lo vorrei anche leggere così, dice: «Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nell'occhio del tuo occhio». Ecco, perciò vediamo che questa pagliuzza e questa trave si trovano, diciamo, negli occhi, impediscono la vista, danno fastidio anche, no? La pagliuzza magari di meno, ma la trave addirittura, come vedremo poi più avanti, impedisce addirittura di vedere. Bene, quindi siamo qui davanti, possiamo dire, a un paradosso, dove noi, pur avendo una trave, siamo in grado di scorgere la pagliuzza. Quindi si tratta poi di identificare quelli che sono i difetti degli uni degli altri, i comportamenti, i pensieri, i lati di carattere che emergono, e quindi vediamo che partiamo da un punto di vista svantaggiato, ma vediamo che cosa si può fare. L'introduzione intanto in maniera diretta affronta che cosa è necessario per togliere la trave che ostacola la nostra vista. Cosa dice la testimonianza? Diciamo che la prima domanda ci porta un po' indietro nel tempo, quando i nostri progenitori purtroppo sono caduti nel peccato, e diciamo la causa del peccato genera purtroppo, ha creato questa trave negli occhi prima di tutto dei nostri progenitori e poi li ha tramandati anche a noi. Ecco, e qui innanzitutto cosa possiamo dire? Che questa trave impedì loro di, come dice la domanda, la seconda parte della domanda, impedì loro di vedere la realtà, cioè di riconoscere che la trasgressione che hanno commesso non era dovuta a Dio, perché poi lo troviamo in Genesi 3,12 che ci viene riportato, che disse Adamo a Dio: «La donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dell'albero che io ne ho mangiato». Perciò vediamo che questa trave ha impedito ad Adamo di riconoscere che non era Dio la causa, diciamo, di questa caduta nel peccato, ma era la causa era la sua, sia sua e di Eva. Perciò purtroppo il peccato genera questa perdita di riconoscere la realtà,
E in questo caso vediamo qua addirittura l'uomo accusa Dio di aver causato, diciamo, questa caduta del peccato. Sì, bene, vediamo che quindi c'è stato un tentativo di trasferire la propria responsabilità sugli altri. E questa purtroppo non è una situazione limitata alla prima coppia, ma è una situazione che continua a ripetersi sempre anche ai nostri giorni. Quando qualcuno ci chiede, ci fa una domanda, hai fatto questo? Prima di rispondere solitamente diamo una motivazione. Sì, ho fatto questo perché c'era questo motivo, c'era quell'altro motivo. Quindi vediamo che difficilmente accettiamo la responsabilità di un determinato atto, cerchiamo sempre di mitigare mettendo in rilievo quelli che possono essere altri fattori. Bene, quindi siamo nella prima coppia umana e vediamo la risposta dell'uomo, ma la testimonianza cosa ci dice a proposito dell'uomo e della sua decisione, che poi alla fine ha deciso di mangiare il frutto? Qui vediamo le ultime righe della testimonianza, dice che purtroppo Adamo ha ascoltato più le parole dell'avversario. Infatti qua dice, le righe dice, pensò che le parole del saggio serpente potessero essere vere. Ecco, anche qui vediamo che è una mancanza di fiducia nei riguardi di Dio, e a volte succede anche a noi di dar più fiducia alla società che ci circonda che non agli insegnamenti della parola di Dio. Ecco, e qui sì. Vediamo che Adamo... Sì, prego, Stefano. Completa, Sergio. Sì, volevo dire solo che qui Adamo preferisce accettare le conseguenze, perché sappiamo che Dio aveva avvertito che se avrebbero trasgredito ci sarebbe stata purtroppo una punizione. La punizione, sappiamo, era la morte. E la morte che avrebbe colpito i nostri progenitori. E sappiamo che questo è avvenuto. Però Adamo, anche lì, aveva preferito rassegnarsi a questa decisione pur di stare accanto, diciamo, a quella donna che Dio gli aveva dato. Ecco, dimenticandosi anche, diciamo, della grandezza di questo Dio, che poteva sicuramente rimediare a questo fatto. Sì, grazie. Bene, quindi abbiamo messo un po' in luce tutto quello che viene detto nella testimonianza. Quindi l'uomo prende una decisione. Innanzitutto, lui non era disposto a separarsi da Eva. Questa è stata la decisione importante sulla quale lui poi ha costruito la sua decisione finale. Dice: qualunque cosa accada, o bene o buona o negativa, io la condividerò insieme a lei. Diciamo che questo ha portato delle gravi conseguenze. Quindi l'uomo ha fatto un ragionamento, ha escluso, forse ci ha anche pensato che il Signore poteva provvedere un'altra situazione, un'altra compagna, poteva, così come ha creato Eva, poteva creare un'altra Eva o qualcos'altro, però lui non era disposto a separarsi da Eva. Quindi quando ci sono delle cose che noi non siamo disposti a cambiare, ecco che allora noi siamo automaticamente in pericolo. E poi diciamo che si è un po' illuso, perché Eva, dopo aver mangiato il frutto, diceva che il frutto era buono, che lei si sentiva bene, che lei avrebbe continuato ad amarlo, eccetera. Quindi si sono illusi per un attimo che la condanna che era stata pronunciata non si sarebbe avverata. Bene, andiamo avanti. E nella seconda domanda ci viene chiesto: che tipo di trave ci impediscono di vedere? Vediamo di fare qualche commento o qualche pensiero. Sì, vediamo che qui le travi, sappiamo che non sono travi quelle che troviamo di legname, ma bensì sono impedimenti che abbiamo dinanzi agli occhi spirituali per riconoscere purtroppo
soprattutto le nostre mancanze, e siamo portati, come si diceva proprio nella prima domanda, a trovare delle scuse, delle motivazioni per correggere i nostri errori, oppure per evitare magari una punizione maggiore. Comunque queste travi sono parecchie, possiamo magari elencarne: l'amor proprio, l'io, l'orgoglio, la superiorità soprattutto nei confronti del prossimo. Ecco, questa è quella che magari ci permette o ci dà lo spunto di giudicare coloro che sono accanto a noi. Addirittura anche l'autosufficienza. L'autosufficienza è quella che anche lì ci causa della cecità proprio spirituale. E cosa possiamo dire? Le travi, io penso che non ci servano tante travi davanti agli occhi, penso che ce ne basti una per impedirci di vedere le cose come stanno, no? Penso che ne basti una, dovremmo eliminarne se ne abbiamo tante, ma dobbiamo eliminare anche quell'una che magari riconosciamo di avere, però facciamo fatica a toglierla, no? Sì, grazie. Vediamo qua che in modo particolare viene messo l'accento sulla concupiscenza, sul desiderio, sul desiderare delle cose che poi per poterle ottenere siamo disposti a fare di tutto. Un altro aspetto, come già è stato anche messo in evidenza, sono i frutti della carne che costituiscono delle travi che ci impediscono di vedere esattamente come stanno le cose e quindi ancora la nostra disobbedienza. Qui nei versetti aggiungono ancora il messaggio di Gesù, dicendo: voi non vi potete illudere di poter servire due padroni allo stesso modo. O amate uno o odiate l'altro o viceversa. Quindi a volte anche noi vorremmo portare avanti dei compromessi, stare con Dio e allo stesso tempo rimanere sotto il giogo del suo nemico. Quindi vediamo che questo non è possibile. E vediamo ancora che la testimonianza dice che l'obiettivo di Dio è quello di restaurare nell'uomo e nella donna l'immagine del Creatore e ricondurli alla perfezione, così come quando erano stati creati. In questo consiste il famoso piano di redenzione, ossia riportare tutto alla situazione originale. E volevo riferirmi soprattutto a questi versetti che ci vengono dati qui, Giacomo, prima Giovanni e Luca, che appunto ci mettono in guardia, a legarsi alla società. Ecco, la società come adesso purtroppo è strutturata nel confrontarci, no, gli uni e gli altri, quello di vedere la differenza tra quello e quest'altro. E lì nascono purtroppo delle divisioni, delle discussioni, dei litigi, perché uno è fatto in una maniera e uno vede, la vede diversamente. Ecco, un po' l'invito della parola di Dio è quella di stare attenti alla società di oggi, di non adeguarsi, come dicevi bene tu, di non possiamo servire a Dio e non possiamo servire a Mammona e alla società di questo mondo, perché sappiamo che questa società è fondata proprio sul guadagno, sul denaro e su tutto quello che si possiede. Ecco, questo è l'avvertimento di Dio della sua parola. Andiamo avanti, abbiamo la terza domanda, ci richiama l'attenzione, dice: quale apostolo aveva una trave che lo rendeva vulnerabile agli attacchi del nemico? E quindi ribadire perché è necessario togliere la trave per poter meglio vedere la situazione. Prego Sergio. Ecco, quale apostolo? Qui ci viene menzionato Simone, no? Pietro. Ecco, qui, come dicevo prima, le travi sono parecchie, sono diverse. Quella di Pietro era probabilmente quella di un po', come dice, di confrontarsi con gli altri. Ecco, lo vediamo purtroppo nella sua caduta, dice a Gesù, dopo aver sentito il discorso di Gesù, lui dice, Pietro disse:
quando anche tutti si scandalizzassero per causa tua, io non mi scandalizzerò mai. Ecco, vediamo che Pietro ha questa trave, lui si confrontava con questi tutti, lui era forse, si sentiva il più forte, il migliore in questo caso. Ecco, questa è una trave che a volte anche noi possiamo avere, quella di confrontarci con gli altri, sentirsi magari i migliori. Ecco, questa è quello che purtroppo poi sappiamo ha portato Pietro alla sua caduta che noi conosciamo. Ecco, questo era l'apostolo che ci viene qui citato. Sì, diciamo che lui ha dimostrato di non conoscere abbastanza neppure se stesso. Esatto. Quando lui ha dato questa risposta, lui era sincero. Lui in quel momento non pensava minimamente di potersi trovare in una situazione di rinnegare il maestro. E Gesù, che conosceva il suo cuore, glielo ha detto. E glielo ha detto anche dicendo: non passerà tempo, fra qualche ora tu per molto meno mi tradirai. Quindi vediamo che qual è il pensiero che può essere il nostro e qual è poi la realtà. Nel momento in cui noi siamo messi in gioco, il nostro pensiero può cambiare, la nostra posizione può cambiare. Ed ecco che qui veniamo definiti degli ipocriti, perché non sappiamo valutare sulle spalle degli altri e non su noi stessi. E qui l'invito della serva di Dio dice: lasciate che il Cristo si riveli ogni giorno tramite la vostra persona, ed egli comunicherà la forza della sua parola, che persuade con dolcezza ma con potenza, e può riprodurre la bellezza dell'amore di Dio nei cuori. Quindi vediamo che dobbiamo essere permeabili, sensibili allo Spirito di Dio che vuole operare nei nostri cuori. Ecco, qui abbiamo, diciamo, tra virgolette, puntato il dito su Pietro, ma se noi leggiamo anche, mi sembra, adesso non mi ricordo se era in Luca o chi scriveva, che non solo Pietro disse queste parole, ma dice che anche tutti gli altri si misero al suo livello, cioè nessuno pensava, diciamo, di essere così debole in questa prova, in questa tentazione, insomma. Ecco, perciò non possiamo escludere nessuno, tutti siamo abili a sbagliare. Sì, grazie. Diciamo che poi l'episodio ci conferma che finché tutti erano tutti insieme avevano una forza, ma poi ognuno singolarmente ha dovuto affrontare la situazione da solo e tutti quanti sono caduti. Bene, andiamo avanti, abbiamo un altro paragrafo, salvando le vite. E la quarta domanda ci riporta a un episodio ben preciso. Quale fu l'attitudine di Gesù nel salvare la razza decaduta dal peccato e come operò? E poi cosa chiede al peccatore pentito? Prego Sergio. Ecco, qui vediamo una cosa importante, una riflessione importante che ci riporta a Gesù. Cosa fece? Gesù ha preso la punizione che aspettava noi, no? Abbiamo visto che la trasgressione purtroppo genera una punizione, e la punizione noi sappiamo qual era la morte. E Gesù ha preso su di sé questa punizione. Lui è morto nonostante non avesse peccato. Ecco, lui non gli aspettava questa punizione, però lui comunque come uomo l'ha presa. E qui, come dicevi bene, c'è un episodio che viene raccontato. Questi scribi, questi farisei che portano davanti a Gesù questa donna peccatrice per vedere come si sarebbe espresso Gesù. Sappiamo che era un tranello per far cadere Gesù, per farlo magari metterlo contro la legge di Mosè che loro diciamo la innalzavano. E qui vediamo che Gesù, ricordiamo il fatto che alle accuse di questi lui non dice niente, addirittura dice: ma Gesù, fingendo di non sentire, chinandosi, scriveva col dito in terra. Ecco,
Io ho immaginato questa scena. Sicuramente non poteva scrivere, diciamo tutto quello che questi scribi e farisei avevano compiuto nella loro vita, perché sarebbe stato troppo complicato, ma penso che avrà scritto i 10 comandamenti, alcuni: non rubare, non commettere adulterio, non desiderare. E diciamo a quella scritta, noi sappiamo che poi pian piano tutti se ne sono andati, perché sicuramente nessuno era giustificato davanti alla, non si, non si, nessuno si poteva giustificare davanti a questi comandamenti, perciò sappiamo che tutti si sono andati, è rimasta questa peccatrice dinanzi a Gesù. Sappiamo però Gesù le ha raccomandato una cosa particolare, quella di che nemmeno io, dice, ti giudico, che poi, fra virgolette, era l'unico che poteva giudicarla, perché Gesù non aveva peccato. Però fa questa esortazione: vai e non peccare più. Ecco, questo è un qualcosa che dobbiamo ricordare. Di fronte al peccato, quando lo confessiamo, chiediamo perdono, ci dobbiamo anche allontanare da esso, non commetterlo più. Sì, grazie. Vediamo che Gesù si mise a scrivere per terra, ma non scrisse i suoi pensieri. A terra stava scrivendo i peccati di tutti coloro che erano lì presenti. Infatti lo ha detto: chi è senza peccato è autorizzato a sbagliare la prima pietra. E vediamo che nessuno si trovava in quella condizione. In quella condizione c'era solo Gesù, e Gesù l'ha fatto. Dice, neanche io ti condanno, vanno a peccare. Non vogliamo tralasciare un dettaglio importante, che i giudei farisei volevano mettere alla prova Gesù, ma hanno portato una situazione non completa, perché solitamente l'adulterio si consuma in due e gli viene portata solo la donna. Perché viene portata solo la donna? Perché lo Spirito Fariseo dice: perché molti di loro erano stati anche con questa donna, e però adesso erano pronti ad accusarla, non ricordando o dimenticando che loro stessi avevano già commesso peccato con lei, o magari lo avevano immaginato. Quindi vediamo che lo spirito di Gesù è ben diverso, riesce ad affrontare questa situazione e a darci anche una lezione. Bene, andiamo avanti. Nella quinta domanda ci viene detto: che cosa ha dato Dio al suo popolo affinché avesse una chiara vista spirituale per poter costruire la sua chiesa? Visto che parliamo di pagliuzze, visto che parliamo di travi, di qualcosa che ostacola una vista perfetta, qual è stato il rimedio che il Signore ha provveduto per tutti noi? Prego, Sergio. Sì, ecco, qua ci viene riportato in Esodo 31, dice appunto che quando l'Eterno ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte col dito di Dio. Perciò qui ci riferiamo ai 10 comandamenti, non ci riferiamo alla legge di Mosè scritta sul libro e messa fuori dall'arca, ma ai 10 comandamenti messi all'interno dell'arca. Perciò comandamenti eterni, comandamenti che avrebbero accompagnato l'umanità per l'eternità, perché sono sempre esistiti. I comandamenti sappiamo che compaiono quando c'è la trasgressione, quando non c'è la trasgressione non accusano. Ecco, questi perché li ha dati Dio? Affinché il popolo si rispecchiasse su questi comandamenti e si, come possiamo dire, specchiandosi, si doveva mettere a posto, come succede a noi davanti allo specchio, che se siamo sporchi ci dobbiamo lavare. Ecco, perciò questi comandamenti servivano all'uomo per camminare rettamente come Dio voleva, facendo la volontà di Dio. Sì, grazie. Diciamo che all'origine la legge di Dio era scritta nel cuore dell'uomo, ma poi si è resa necessaria trascrivere i precetti su tavole di pietra per poter essere sempre reperibili, per poter fare anche un riscontro.
E sempre all'interno della quinta domanda, parlando della legge di Dio, viene menzionata l'esperienza di un altro personaggio che ha avuto poi un ruolo molto importante nella storia del cristianesimo. Di chi si parla e qual è stata un po' la sua esperienza, Sergio? Ecco, qui sappiamo che si parla di Paolo, l'apostolo Paolo, Saulo all'inizio, e conosciamo sicuramente la sua esperienza, conosciamo il suo zelo che aveva per Dio, perché aveva uno zelo per Dio. La persecuzione della prima chiesa, dei cristiani, era fatta da Paolo pensando sicuramente che lui stava facendo la cosa buona nei riguardi di Dio. E Dio, conoscendo la sua sincerità di cuore, però l'ha voluto tirare dalla sua parte e non dalla parte dell'avversario. Gli ha fatto fare quell'esperienza a Damasco, però anche qui cosa possiamo riconoscere negli stessi scritti di Paolo? Che anche lui era soggetto a queste travi che gli si ponevano davanti agli occhi. E infatti nella sua preghiera che Dio lo liberasse da una certa sofferenza, sappiamo che Dio stesso gli fa capire che ti basti la mia grazia. Perciò questa spina nel fianco che lui voleva togliersi era, diciamo, da parte di Dio, era un qualcosa che lo avrebbe sicuramente preservato dal magari di nuovo ricadere nei suoi precedenti errori, insomma, nelle travi che purtroppo anche lui aveva nei suoi occhi. Perciò sappiamo che Saulo ha avuto una grande esperienza con Dio, sappiamo che anche i suoi occhi erano stati per un momento chiusi, no? Ma poi tramite Anania sono stati riaperti, perciò anche questo, diciamo, che ci fa capire l'importanza di vedere le cose nella maniera che Dio vuole che noi le vediamo. Prego, Stefano. Vediamo quindi che Paolo fa una grande esperienza. Lui che si confrontava con la legge di Mosè e poteva vantare di essere una persona giusta, a un certo punto viene folgorato, viene accecato, e nelle riflessioni che fa si rende conto che la sua situazione è ben diversa. Infatti, poi, il versetto di Prima Timoteo dice: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo, il maggiore. Quindi vediamo che questa è frutto della consapevolezza che assume Paolo in tutta questa grande esperienza. E quindi vediamo che lui è stato graziato, è stato miracolato. Un grande miracolo è stato compiuto nella sua vita. Quindi vediamo che lui si illudeva di stare a posto, ma poi si è reso conto che le cose non erano così. E questo può succedere anche ad ognuno di noi. E vogliamo andare avanti? Cosa fare e cosa non fare? Vediamo un po' la sesta domanda, ci chiede qualcosa di particolare. Quali errori non dobbiamo commettere? Quali domanda ci pone Gesù nella parabola riguardo al valore che dobbiamo svolgere per le anime che ci circondano e per noi stessi? Quindi, quali sono le cose che non dobbiamo fare? Ecco, qui vediamo quali errori non dobbiamo commettere. Qui si parla, anche in questa parabola che poi vedremo, di non confrontarsi, no? Si diceva all'inizio che è facile confrontarsi con uno o con l'altro per vedere se si è migliori. Questo purtroppo è la società stessa che ci insegna questo. Però la parola di Dio, anzi, ci dice di evitare queste differenze. Qui, come dicevo, c'è la parabola del fariseo e del pubblicano, che addirittura sappiamo che lui vanta, mette dinanzi tutte le cose che fa, tutte le cose giuste che sicuramente le faceva, però le metteva davanti a Dio. Perciò si sentiva meritevole di tutto quello che Dio gli avrebbe dato, poteva benissimo dire: me le dai perché io me le sono meritate. Ecco. E questo è quello che noi sicuramente anche nella nostra vita spirituale non dobbiamo fare, sia spirituale che anche materiale. Dobbiamo essere umili
e dobbiamo chiedere al Signore veramente che ci dia lo Spirito di Cristo, che era l'unico che poteva veramente vantarsi di tutto. Cos'altro si può dire? Questo è quello che il Signore ci dice, di togliere questa trave, così penso che sia la trave più pericolosa che l'uomo possa mettere dinanzi ai suoi occhi. Ecco, che il Signore piuttosto ci faccia confrontare con Cristo. Ecco, noi dovremmo confrontarci non con gli uomini, ma piuttosto con Cristo. Allora sicuramente troveremo sempre qualcosa di migliorare. Prego, Stefano. Sì, vediamo che la storia del pubblicano e del fariseo ci insegna qual è il punto di vista di Gesù. In assoluto il pubblicano era un peccatore più grande rispetto al fariseo, ma la differenza è che mentre il pubblicano ha chiesto perdono, il fariseo non ha chiesto perdono. Anzi, il fariseo addirittura ha ringraziato il Signore. Grazie Signore che io non sono come quel pubblicano. Quindi vediamo che anche se il punto di partenza poteva essere diverso e quindi il fariseo trovarsi avvantaggiato, un piccolo peccato non confessato davanti a Dio è molto più grave di un grande peccato che viene confessato e di cui viene chiesto perdono. Quindi questa è la prospettiva che noi dobbiamo analizzare. Noi siamo sempre propensi a vedere cose più grandi e cose più piccole. Ecco perché noi ricorriamo a quello che hanno fatto gli altri, così come Eva. Adamo ha detto, sì, io ho mangiato il frutto, però Eva è quella che mi ha portato in inganno. Quindi vediamo che vediamo sempre chi in qualche modo è prima di noi, chi è più grande di noi, mentre che il Signore ci insegna che il più grande è colui che riconosce, si inginocchia e chiede perdono. E per chiudere un po' il pensiero, Paolo ai Galati dice, chi pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Questa è la cosa più grave che noi possiamo fare, che commettiamo, e che è quella di prendere in giro noi stessi. E ne siamo così convinti che non ci rendiamo conto, fino a quando non arriva un momento particolare in cui siamo chiamati a riflettere. Ecco, come per dirla nella lezione di oggi, il momento di togliere la trave che è nel nostro occhio, perché altrimenti non possiamo fare da giudici. Bene, penso che adesso abbiamo la settima domanda. Secondo l'Apostolo Paolo, quale attenzione dobbiamo porre per non diventare una pietra d'inciampo per le anime che iniziano il cammino cristiano? Cosa devono fare quelli che comprendono e vivono nella luce celeste? Vediamo un po', qualche consiglio pratico, Sergio? Sì, ecco qui ancora la parola di Dio ci ricorda, Galati qua ci ricorda che innanzitutto siamo tutti abili a cadere, tutti siamo abili a sbagliare, però qui l'Apostolo ci ricorda che se noi siamo riusciti a togliere la nostra trave dal nostro occhio e riusciamo a comprendere magari l'errore del fratello, della sorella, dobbiamo avere l'umiltà e la misericordia di sollevarle nella maniera giusta, non di far pesare ancora di più quell'errore che uno può aver fatto. Dobbiamo risollevarlo con amore fraterno, in una maniera dolce, ecco, dobbiamo far capire che l'errore nella maniera più dolce possibile. Perché? Perché dobbiamo poi anche immedesimarsi in questa persona che sicuramente riconoscerà il suo peccato, si sentirà anche diciamo oppresso da questo peccato, perciò ha bisogno senz'altro di un qualcuno che lo risollevi. E poi ricordandoci a noi stessi che anche noi nel nostro cammino di fede possiamo anche noi fare questi errori e possiamo cadere anche noi in questi sbagli. Perciò dobbiamo avere questo spirito, come ancora una volta ci viene ricordato che dobbiamo guardare a Cristo Gesù come andava ai peccatori. Gesù si rivolgeva ai peccatori con queste parole di incoraggiamento
e di dolcezza per poterli strappare dal peccato. Ecco. E poi dice anche in Romani, dobbiamo stare attenti di non essere giudici dei nostri fratelli. Sì, grazie Sergio. Cosa vuol dire quella frase di Gesù o della parola di Dio? Accogliere chi è debole nella fede. Accogliere quello che è debole nella fede, come possiamo dire, e aiutare colui che, come adesso faccio un esempio, io mi ricordo quando ero militare, ero una recluta, e dovevamo comunque portare gli zaini pesanti come quelli che erano già magari 10 mesi che facevano il militare. E io mi ricordo che qualcuno, quando ci vedeva che restavamo indietro, cosa facevano? Non è che si giravano e ci guardavano male, ma venivano, facevano il cammino indietro, ci prendevano lo zaino e ci aiutavano a risalire. Così dovremmo essere noi, diciamo, con coloro che sono deboli nella fede. Dobbiamo aiutare queste persone, aiutare questi fratelli e sorelle, e alla fine potremmo anche noi avere un giorno questo aiuto, insomma. Questo è lo spirito che noi dobbiamo avere. Quindi deboli nella fede non significa che noi dobbiamo accettare la loro debolezza, ma che noi dobbiamo aiutarli affinché possano rafforzarsi. Crescere. Un po' come un bambino che sta imparando a camminare e noi porgiamo la nostra mano affinché lui possa sostenersi e non cadere più. La testimonianza dice: noi siamo debitori verso i meno privilegiati per quello che abbiamo in più rispetto agli altri. Nella cultura, nell'educazione, nel carattere, nel servizio cristiano, nell'esperienza religiosa, e per quanto possibile dobbiamo mettere al loro servizio. Quindi la nostra esperienza non deve essere usata per dire sei rimasto indietro, ma deve servire per dire io ce l'ho fatta, ce la puoi fare anche tu se prendi questi accorgimenti. Quindi vediamo che come dicevamo all'inizio, come dicevo anche all'inizio, la lezione nell'introduzione dice: nessuno ha mai abbandonato il proprio errore spinto dalla censura o dal rimprovero. Quindi se noi vogliamo ottenere il riconoscimento dell'errore e vogliamo che il fratello si penta e chieda perdono, dobbiamo operare con amore. Quindi questo abbiamo studiato anche oggi, come possiamo fare questo. Abbiamo parlato della pagliuzza, abbiamo parlato della trave, e voglio ricordare quello che dice ancora l'introduzione: soltanto quando sentirete di essere pronti a sacrificare il vostro amore proprio e addirittura la vostra vita per salvare un fratello dal male, avete tolto la trave. Quindi per togliere questo impedimento dobbiamo essere disposti a dare la nostra vita per il nostro fratello che in questo momento può trovarsi in una situazione di debolezza. Posso dire solamente, e mi ripeto, noi dobbiamo guardare al nostro esempio perfetto che è Cristo Gesù, Cristo uomo. Sappiamo che Cristo, ripeto, è uomo, era uomo in questa terra, e noi dobbiamo diciamo camminare nei suoi passi, osservare quello che lui ha fatto e diciamo ed imitarlo alla perfezione. Questo ci aiuterà sicuramente a togliere le nostre travi dai nostri occhi. Bene, grazie Sergio. Quindi ringraziamo il Signore che ci ha dato questa opportunità, e veramente che possiamo essere sensibili allo Spirito di Dio affinché possiamo scorgere le nostre travi e poter essere un aiuto per coloro che ci circondano e un giorno essere tutti quanti nel suo regno di gloria eterna. Amen. Vogliamo ancora ringraziare il Signore con una preghiera finale. Sì. Padre Santo, misericordioso che sei nel cielo, veniamo ancora a te per ringraziarti di questa opportunità che ci stai dando di essere insieme e aver riflettuto sulla tua parola. Aiutaci, Signore. Apri tu i nostri occhi. Fa che possiamo scorgere il nostro misfatto affinché possiamo chiedere perdono a te. Possiamo chiedere perdono al fratello, possiamo riconciliarci e partecipare a quel corpo che tu hai stabilito. Aiutaci, Signore, affinché possiamo essere
vincitori, possiamo essere un esempio per coloro che si stanno avvicinando alla tua parola, che hanno bisogno di un sostegno, di un incoraggiamento e della nostra esperienza. Signore, ti preghiamo di stare con noi in questo momento e con tutti i tuoi figlioli che sono sparsi nel mondo, in particolare con coloro che soffrono per malattie fisiche, che se possono trovarsi in ospedale, a casa, possono avere delle malattie di tipo spirituale, di tipo mentale, vuoi tu aiutarli e sostenerli. Ancora benedici coloro che sono perseguitati a causa tua, perché possano avere la forza di affrontare il nemico e di andare avanti, coscienti che possiamo essere vincitori e appartenerti interamente. Non abbiamo un merito da presentarti, ma ti volgiamo ogni grazia per i meriti del tuo figliolo Gesù, che è morto per noi sulla croce. Amen. Amen. A tutti i nostri ascoltatori, un caro arrivederci, alla prossima volta. Ciao, saluti anche da me. Ciao, buon sabato. Saluti.